Ciao ragazzi, qui Playale, il comandante dei porci. Come state ragazzi? Spero tutto bene. Finalmente torniamo su Battle Brothers, finalmente torniamo con la banda dei nostri porci porcissimi. Io ragazzi devo ammettere che non mi ricordo nulla. Lo dico proprio apertamente, non ricordo niente. Allora, noto con dispiacere che Henrik Bellosguardo purtroppo ha una ferita, quello fa male, un taglio nel muscolo della gamba che dovrebbe guarire varia da 1 a 3 giorni. E poi il nostro killer, Vander il killer, che ha un taglio invece nel muscolo del braccio. Ok, va bene, abbiamo un tempio qui a Gurumark, sì che abbiamo un tempio. 190 danari, assolutamente, 2,30. Paghiamo subito in modo tale che i nostri eroi vadano a curarsi, cos'è, un giorno, se non erro? Sì, domani. Domani le ferite, perfetto, domani le ferite dovrebbero, diciamo, essere a posto. E allora, facciamo così. Noi, intanto qui vedo dei succulenti contratti per noi, che prenderemo quanto prima, in modo tale da riprendere il nostro viaggio, la nostra avventura, con i nostri cari porci. Se non che prima, ragazzi, ci fermiamo per far riposare i nostri due eroi. Ci vediamo tra un attimo, ragazzi. I nostri due eroi sono finalmente ritornati in piene forze. Forse Bellosguardo, beh, dice di sì, però dovrebbe guarire tra un giorno. Strano. A meno che non deve semplicemente riguadagnare quei 7 punti di vita. Vabbè, non è un problema. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Siamo a posto. Henrik sta bene, sta bene. Io, allora, la verità, qui abbiamo un problema. O meglio, il villaggio di Grunmark, o meglio, la grande città, a quanto pare una grande città di commerci e agricoltura. Va bene, perdonatemi, cittadini di Grunmark, se vi ho dato dei popolani. Hanno un problema, a quanto pare, con le loro tratte commerciali, che sono fortemente attaccate dai banditi, quindi tramite imboscate. Va bene, allora io direi di andare ad risolvere loro questo problema. Non è proprio quello che speravo, però ragazzi, i soldi sono tanti. Porta il carico, o meglio, trasporta il carico ad Hans of Halsleeve, quindi ok, Hans di Halsleeve in 4 giorni pretende, aspetta il suo carico. Noi accettiamo il contratto. Pausa, dov'è? Lontanissimo, ragazzi. Andiamo, 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 andiamo. Mettiamo la velocità massima, mettiamo il turbo, mettiamo i nostri cinghialetti a correre un po' di più, ad andare un poco più veloci. Nel caso in cui dovessimo trovare dei banditi, nomadi, cosa li vogliamo fare? Boh, sinceramente, no, è una banda di banditi, non è che, insomma, che non fanno impazzire al miracolo, ecco. 20 non morti, aiuto, no, questi mi fanno abbastanza paura. Via ragazzi, no! Perfetto, ecco, tocca andare ragazzi, ma porca di una porca, miseria. Ok ragazzi, dico, mi fan paura, ma perché, sapete cosa, aiuto, no, torniamo indietro perché vi spiego subito, per evitare di avere il disvantaggio per quanto riguarda l'altezza. Quindi evitare di dargli il vantaggio contro di noi, va bene. Dicevo, mi fanno un po' paura questi non morti, perché per il semplice fatto che insieme a loro c'è un necromante. E il necromante, ragazzi, se non erro, è bello cazzuto, se non erro. Quindi la verità, mi fa un po' paura come cosa. Intanto, eccoli qui che arrivano, va bene. Tra l'altro sono 20, ragazzi, sono tantissimi, porca di una miseria. Io ho anche provato a scansarli, però alle volte i comandi di Battle Bros, la verità, non è che facciano gridare al miracolo, la verità. E quindi, insomma, purtroppo siamo stati pizzicati dai non morti. Non ci resta altro che aspettare. Aspettiamo i nostri nemici, li faremo scendere qui, ovviamente, andando così poi a togliergli il vantaggio dell'altezza, nel caso in cui fossimo stati qui. Avanziamo, ragazzi, avanziamo, avanziamo, dai, forza, veloci, attaccateci. Ok, finalmente, veniamo il primo essere, diciamo,
abbastanza vicino a noi. Abbastanza, non tantissimo. Però ci sono alcune armi che la verità non mi fanno impazzire. Certo, sono... Abbiamo... Allora, le asce vanno bene contro i loro scudi. Quindi, ottimo. Ma no, sai cosa? No, sai cosa? Le armi vanno tutte bene. Le armi vanno tutte bene. Sì? Ok, perfetto, dai. Io direi di attaccare questo... questo legionario. Ok, pochi danni però buoni. Pochi ma buoni, dice il detto. Pochi ma buoni. E quasi quasi, 37-37. Beh, a questo punto uno dei due vale l'altro, dai, alla fine è uguale. Ok, niente, purtroppo... chi è che sei? Non mi ricordo manco più. Mattis il pallido, ha mancato il colpo. Ma non è un problema, proviamo questo legionario. Mancato il colpo, va bene. Vander, gli diciamo ovviamente di aspettare, di far passare non il turno, ma aspettare più che altro la mossa del nemico. Ah no, invece abbiamo proprio passato il turno. Vabbè, ma non è un problema. Ok, bravissimo Arnulf. Occhio di falco? Di lince? Occhio di falco, ok. Vander, no, aspetta. Vander mi aspetta. Ho fatto l'errore con Mattis il pallido. La fretta, ragazzi. Questa è la fretta. Ho fatto un altro errore. Alessandro? Svegliati. Svegliati che è primavera. Non è vero, è inverno. Ho fatto l'errore anche con Galib. Galib l'affamato. Avrei potuto tirare i giavellotti. Non l'ho fatto, vabbè. Proviamo a... Ok, perfetto. Passiamo il turno. No, io aspetterei con Henrik. Witold. Mio caro Witold. 19, 9%, bassissimo. 49. Prima sto 49. Ok. Perfetto, molto molto bene. Proviamo ancora? Molto molto bene, bravo, bravissimo. Ok, dai ragazzi, dai che ce la possiamo fare. Mi spaventa il fatto, io penso che questo sia il negromante. Non so dov'è, è quel maledettone, quel fetentone. Non appena uno dei suoi morirà, ovviamente... No, non era il negromante, ok. E allora dove cavolo è? Non lo so, lo scopriremo dopo a sto punto, penso dopo. 50%, proviamo, dai. Ah, peccato, niente. 28, 67, 27. Sai cosa? No, attacchiamo lui. 28, 26. Allora, io attacco lui, più che altro... Ok, abbiamo colpito lo scudo, però... perché tanto, ragazzi, questi cadono giù come fossero foglie. Non mi preoccupano. Sono loro, i legionari. Sono i legionari a cui dobbiamo stare attenti. Quindi, ecco il motivo spiegato, diciamo, perché ho attaccato lui. Cerchiamo di spaccare lo scudo. Quasi, va bene. Vogliamo liberare il... No, ancora no. Ok. Galib mi deve cambiare arma, perché i giavellotti non ci servono a nulla. Quindi mettiamo, ok, il piccone. 28, bassino ragazzi, è molto basso. Proviamo. Niente di che, però dai. Ok. 16%, basso. No, spacchiamogli lo scudo, o meglio proviamoci. Quasi, va bene, dai, ci sta. Qui, mannaggia, vorrei avanzare, però se dovessi, nel caso in cui avanzassi, darei il vantaggio a questi due, almeno due di loro, perché andrebbero poi ad attaccarmi appunto da questa casellina, da queste due caselline. Quindi, purtroppo di cose devo... Ma se io attacco... No, perché se io poi mi avvicino... Passiamo il turno per adesso, cerchiamo di spaccare lo scudo a questo legionario, niente... 58, 58, 42. Vediamo un po', niente, mancato, ok. E dicevo ragazzi, per quanto riguarda il negromante, quel fetentone purtroppo riporterà in vita tutti i morti, tutti loro, li riporterà in vita. Quindi più che altro è quello che, diciamo, è una rottura di scatole, sarebbe il caso di beccarlo quanto prima, cercare di capire dove si nasconde, in modo tale da farlo fuori quanto prima, per evitare che i nostri non morti ritornino dal mondo dell'oltretomba. Intanto, attacchiamo questo legionario, va bene, ci sta. Ok, facciamo fuori questo,
Ma che? Manco per niente, per non dire altro. Potrei pensare di far fuori questo. Mannaggia, Erling, che mi combini. Passiamo il turno per adesso con Erling. Ha una bella armatura, quindi dovrebbe riuscire, diciamo, ad assorbire i colpi di questi due. Ok, dai. Abbiamo colpito lo scudo, che non fa mai male. Certo, certo è che, ragazzi, che questi scudi sono tosti, sono duri, sono molto, molto duri. Quindi è difficile penetrare le loro difese, dai, ragazzi. Però confidano i nostri che ce la possono fare. Intanto Witold, gli mettiamo una bella accetta, ok. E sapete cosa? Io attaccherei 20 e 20, io proverei con lui. Va bene? Dai, ci sta. Ok, piano piano ragazzi. Loro intanto continuano con il loro muro di scudi, maledetti. Anche perché i non morti hanno la fatica che... O meglio, non hanno fatica. Non hanno quindi il malus, se vogliamo metterla così, che abbiamo noi per quanto riguarda la fatica, perché loro non si stancano mai essendo non morti. Oltre che, avendo un negromante insieme a loro, questi fettettoni possono anche ritornare dal mondo dell'oltretomba una seconda, terza, quarta, quante volte insomma gli pare al negromante. Intanto, dai però, Vander secondo me ha perso un po' il tocco, eh. Forse è stata questa lunga vacanza che gli ha dato un attimino, non lo so, mi sembra un po' non presente, mi sembra che stia pensando a qualcos'altro. Cerchiamo di far fuori questo adesso, ok, va bene. Brandon, mio caro Brandon, 85-85, non lo so, andiamo di lui? Ok, perfetto, bravo Brandon, fammi fuori questo, ottimo, va bene, molto molto bene. L'importante, ragazzi, alla fine è... evitare di subire troppi colpi, perché questa sarà molto probabilmente una battaglia molto lunga, proprio perché appunto i non morti sono sempre battaglie lunghe, una verità, battaglie lunghe dove tra l'altro non solo battaglie lunghe, ma il loot solitamente non è neanche dei migliori. Qui vedo un bell'elmo, la verità, questo è un bell'elmo, se riparato potrebbe risultare utile alla nostra causa. Però finisce lì, ragazzi, non è che ci siano chissà quali... non è che ci sia chissà quale loot, ecco, mettiamola così. Tanto, ragazzi, attenzione per Witold, perché Witold lì ha preso un brutto colpo. Un brutto colpo all'armatura che adesso ha solo 28, quindi bisogna stare attenti. Io a sto punto alzerei lo scudo. Sì, farei un muro di scudi e proverei ad attaccare... Non posso, va bene. Ok, Raban. 16%, bassissimo. Cerchiamo di distruggere questo. Oh, finalmente, dai, finalmente questo cavolo di scudo l'abbiamo tolto. Ok, i legionari, ragazzi, sono pericolosi perché hanno una difesa altissima e quindi risultano essere davvero davvero pericolosi proprio per quello. Io a sto punto proverei ad attaccare quello lì. Ok, va bene, dai, va bene. Mattis, 25, 83. Ci sta. Vander, cerchiamo di far fuori il legionario. Oh! Oh! Goduria! La goduria! Bravo il killer! Finalmente si è un attimino svegliato. Ok. Ok, cerchiamo di far fuori sto legionario. Bravo Engelbert! Bravissimo. Dai ragazzi! Vabbè, non c'è problema Otmar, non c'è problema. Ci siamo forse gasati un po' troppo. Però dai, ci siamo ancora, siamo sul pezzo. Dai, siamo sul pezzo, possiamo farcela. Attenzione a Erling, ragazzi. Sapete cosa? Io sbloccherei il cane, che purtroppo non c'è posto per lui. Va bene. 55, 60. Però attaccare lui sarebbe sprecato, perché praticamente non ha più punti vita, quindi sarebbe forse il caso attaccare qualcun altro. 68, 25, 68, 55... porca miseria. Speriamo in bene, ragazzi. Speriamo che Erling non vada, insomma, a subire un colpo troppo pesante. Ecco, mettiamola così. Ok.
Non mi piace questi due. Stanno andando proprio contro i nostri arcieri. Quindi, quanto prima dobbiamo cercare di salvaguardare i nostri arcieri. Attenzione anche Henrik, bello sguardo, che è pseudo circondato. Dai, mettiamola così. Ok, dai, va bene, piano pianino. Dai, 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 ragazzi, dai. Aia. Dai. Dai, finalmente l'abbiamo fatto fuori, ok. Ecco, come avevo detto, ragazzi, questi fettentoni purtroppo ritornano. Sono una rottura di scatole. 95, facciamolo fuori, bene. 95, no, cerchiamo di far fuori a lui. Non proprio, però dai. Ce la facciamo, no, 44, 41, 78. 78. Boh, proviamo con lui. Va bene, dai, va bene, va bene. Engelbert, 77, il legionario 64. No, io vorrei far fuori il legionario, purtroppo, mannaggia i pescetti, non ci sono riuscito. Facciamo fuori questo qui. E avanzerei. Ok, lo so, sto dando il bonus a lui, però ammetto che non è che mi preoccupa troppo quello lì, è la verità, ragazzi. Quindi avviciniamoci con Otmar, cerchiamo anzi di 61, 76, facciamolo fuori. Ok, perfetto, dai, 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 dai. Finalmente siamo 12 contro 12. Dobbiamo... ragazzi, dobbiamo trovare un modo di... possiamo cambiare arma? Sì. Però non me la fa utilizzare perché non abbiamo abbastanza fatica, penso. Mannaggia. Dobbiamo assolutamente trovare quel maledetto fettentone del negromante. Perché finché starà in vita, quel maledetto... lo ripeto perché è un maledetto. semplicemente andrà ogni volta ad riportare in vita i suoi. Qui abbiamo provato con Erling a spaccare lo scudo del legionario, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Gli abbiamo fatto dei danni, certo, è vero, però aia, gli abbiamo fatto dei danni ma non abbastanza, ragazzi, aiuto. 43, dai, porca miseria. È tosta, ragazzi, è tosta, ma d'altronde lo sapevamo già. Cerchiamo di far fuori, ma che figurati. Insomma, ma, ragazzi, ma che vi succede oggi? Oggi, oh, finalmente, dai. Libera il cane. Mettilo, non lo so, mettilo qui. Ok, adesso attacchiamo. Ok. Molto bene, bravo cane, bravo. Prendi appunto il vantaggio della mobilità, la tua alta, altissima mobilità. Sai cosa? No, vediamo dopo. Ma porca miseria. Stavo pensando di cambiare Withold, metterlo qui, ma alla fine cambierebbe pochissimo. Anzi, non cambierebbe nulla. Perché vorrei salvarlo da legionario, la verità. Sapete cosa? 95, 57... No, attacchiamo legionario, va bene. Dai, dai, dai. Più che altro adesso mi preme far fuori il legionario. Voglio farlo fuori, quanto prima. Molto bene, Mattis. Bravo, bravissimo. Vander, vai. Ok, adesso avanza. Manderemo Vander il killer a cercare il nostro negromante. Perché sono sicuro si nasconde qui da qualche parte. Qui. Da qualche parte qui. Ok, ragazzi, dai. Dai, 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 dai. Paura per Erling, ragazzi. Mi sono dimenticato di Erling. Io solitamente evito di svappare durante i video, però la tensione è tanta, ragazzi. La tensione è tanta. La tensione si fa sentire. 5% bassissimo. Mannaggia. Sapete cosa? Rotazione. Io metto... Oh. La rischio, me la rischio. 54, 59, 6, bassissimo. 66, 35, 61, 66. Facciamo fuori questo, ok. E dai, Galib, oggi non ne pigli una.
Aia. Ok, boh, perfetto. Non posso fare la rotazione. Ah, non ho la rotazione con Humbert. Ah, mannaggia. Ok, allora liberiamo il cane. Ok. Che ovviamente, spero, mi auguro, andrà ad... oltre a fare danni, ovviamente, a prendere il negromante. Ok, grande, grandissimo, perfetto, bravo, bravo Raban. Raban, adesso mi vai qui, non puoi, allora aspetti, riposati un poco. Tu mi attacchi questo, molto bene. Abbiamo spaccato purtroppo l'elmo, quindi non lo so se riusciremo a trovarcelo nel loot a fine battaglia. Intanto, cerchiamo di far fuori questo, va bene, dai, ci sta, ci sta. Abbiamo fatto dei danni. Dove cavolo è il negromante, ragazzi? Dove cavolo è? Molto bene, dai, dai, dai. Dove andare? Andiamo qui. Ok, perfetto, carica. Otmar 7766. Fammi fuori lui. Porca miseria. Mannaggia. Aia. I cani, la verità, pigliano un botto di danni, eh. Ok. Ah, tra l'altro, mischino, questo qui è senza armatura, ecco perché. Povero cagnolino. Sai cosa? Liberiamo un altro cane. Galib mi avanza, purtroppo non può. Va bene, non c'è problema. Bravo il cagnolino che va contro il legionario, bravissimo. Bravo anche il legionario che non è stupido, anzi, mi attacca Brandon, occhio di lince. Non è poi così tonto. Va bene. No, Whittled io lo lascerei qui. Prima però vorrei liberare il cane, ok. Bravo. Humbert... No. Humbert mi rimane... Anzi, sapete cosa? Recover, ok. A sto punto sì. Recuperiamo le energie. Erling... sai cosa? Erling, libera il cane. Anche tu. Nella speranza che ci possa, insomma, aiutare a far fuori quanto prima il legionario. Molto bene, bravo Henrik. Bello sguardo. Eccoli qui che ritornano, ragazzi. Eccoli che ritornano. Però c'è anche da dire che adesso con tutti i cagnolini a nostra disposizione abbiamo una maniera, insomma, di fare più danni. Quello che più mi preme però adesso, la verità, è trovare il negromante. Dai. Ok, dai. Vander avanza. Ma... 3, 1, 2, 3... Oh, porca miseria. Non c'è il negromante, ragazzi. Eppure avrei giurato che di aver letto il negromante. Però il negromante non c'è con loro. Va bene, ok, dai, buono allora. Buono. Avanziamo. Avanziamo. Cerchiamo di... purtroppo non me lo fa... Perché non mi fa tirare? Strano. Muoviti. Non mi fa attaccare, va bene. Galib avanza e attaccami il legionario. Dai. Dai che ci siamo quasi, ragazzi, dai. È stata tosta, eh. Certo. Aia. Niente di impossibile. Molto bene, Erling che spacca lo scudo. Perfetto. Henrik mi fa un recovery. Quindi mi recupera un po' di energia. Mannaggia sti morti, che palle, ragazzi. Dai. Ok, dai, mangiategli l'ossicina, dai. Perfetto. Ok. Dai. Ok. Ne manca uno, ragazzi. Uno che è... Eccolo qui. Ok. Mannaggia, ho mandato Vander a fare funghi, praticamente. L'ho mandato a fare funghi. Ok, ragazzi. Ottimo. Andiamo a guardare il loot. Loot che, appunto, come pensavo, niente di che. Prendiamo la spadina. O meglio, prendiamo tutto ciò che potrebbe, diciamo... valere qualche soldo, ma sai cosa? Pigliamo tutto, ripareremo tutto e cercheremo di vendere tutto. Però ovviamente vorrei scappare da questi altri 20 non morti. Ragazzi, ci vediamo al villaggio. Mettiamo intanto tutto a riparare, ci vediamo al villaggio, ragazzi.
Eccoci qua di ritorno, ragazzi, al sleeve. Siamo finalmente arrivati. Andiamo a guadagnare 1700 danari, che fanno sempre comodo, la verità. Io mi ero anche fermato a Talmburg per recuperare un po' di utensili, dato che li avevamo terminati. Ne abbiamo anche pochini, la verità, 54. Qua costano pochissimo, 190... Well, oddio, pochissimo. Costano di meno, però, del loro prezzo, ovvero 200 danari. Quindi io, sai cosa? Io farò una bella scorta, li comprerei tutti, in modo tale da avere un po' di utensili, insomma, per un paio di giorni almeno, si spera. Compriamo del grano, certo. Il pane no, perché costa troppo. Va bene, aspetterei. Ok, leave. Ci sarebbe una missione qui, un contratto disponibile per la fazione del nord. No, io eviterei per adesso. Ragazzi, il video è stato abbastanza lungo. Io direi che ci possiamo salutare qui per oggi. Però noi ci siamo accorti che a Grunmark ci sono dei problemi per quanto riguarda i banditi qui intorno. Quindi nel prossimo episodio cercheremo di prenderci cura dei banditi, ragazzi miei. Come sempre, ragazzi, come sempre, io vi ringrazio immensamente tanto per essere stati anche quest'oggi qui con me. Come sempre, spero e mi auguro il video di oggi sia stato di vostro gradimento. E come sempre, un grandissimo abbraccio a tutti voi. Ciao, ragazzi.